イタリアの皆さんどうも、はじめまして。Piacere a tutti, mi chiamo Aki. Come potete ben vedere sono giapponese, i miei genitori sono giapponesi, ma sono nato a Roma, motivo per cui comunque sono fluente in italiano. E ho passato tanto tanto tempo anche a Tokyo, dove ho vissuto e lavorato, e poi altrettanto tempo l'ho passato anche in Italia, a Roma e in altri paesi europei, studiando e lavorando. Sono qui proprio per questo motivo oggi, per parlarvi del mio paese, del Giappone, sotto un punto di vista un po' più inedito. Quindi il punto di vista di un giapponese che ha avuto modo di vivere come giapponese in Giappone, lavorandoci, e come giapponese che ha avuto la fortuna di vivere, assaporare quindi la cultura occidentale, italiana, europea, e quindi di vedere il Giappone sotto un punto di vista un po' più forse obiettivo di altri. Quindi vi parlerò di cultura, tradizione, religione e perché no, manga, anime, videogiochi. Ebbene sì, avete già scoperto, amo tantissimo anche queste tipiche cose del Giappone, di cui sarò ben lieto di parlarvi, e quindi anche di musica giapponese, di karaoke, di cucina giapponese, di dolci. Ah, un'ultima cosa, mi ero dimenticato una cosa molto importante. Io da tanti tanti anni insegno giapponese, sono un insegnante di lingua giapponese specializzato in fonetica giapponese e di grammatica, quindi sarò ben lieto di condividere le mie conoscenze in pillole, possiamo dire, di grammatica e fonetica giapponese. E quindi, se in qualche modo oggi sono riuscito a attirare la vostra attenzione e incuriosirvi, vi prego di mettere un like alla mia pagina e al mio canale. E nell'info box troverete il link della mia pagina ufficiale di Facebook, in cui mi troverete sotto il nome di Aki Sensei, il nome con cui mi chiamano i miei poveri studenti, e poi anche delle informazioni su Instagram. Mi scuso già da adesso della mia negligenza sul fatto che comunque troverete ancora pochissimi contenuti, quasi vuoto, ma penserò ben presto a arricchire di contenuti nuovi sia Facebook che Instagram. E quindi approfitto per ringraziarvi ancora per l'attenzione e rivederci a più presto nel secondo video. Ah, mi raccomando, lasciate più commenti possibili in cui mi dite anche cosa vorreste sentire in futuro, quali argomenti trattare insieme a me. Quindi grazie ancora, spero di vedervi presto. Minasan, domo arigatou gozaimashita. Matane!